Ciao ragazzi, sono Gibri e bentornati su questi schermi. Oggi finalmente anche qui parleremo di un argomento molto discusso ultimamente sul web, ossia del Titan, il battiscafo che avrebbe dovuto portare delle persone presso il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità nell'Oceano Atlantico. Parleremo di quello che è successo, dei fatti e soprattutto andremo a rispolverare, a riportare alla luce quelli che sono i misteri del Titanic. E soprattutto andremo a parlare e a svelare retroscena di una teoria che per anni ha gettato un'ombra sinistra sulla storia della nave più famosa del mondo. Ne sono state dette di cotte e di crude in questi giorni sul Titan. Eravamo lì come se fossimo degli affamati davanti alla vetrina di un ristorante. Ma questo giro non è stato come al solito. Non come succede con quei video di cronaca nera che tanto vanno di moda ora, ma che sono caratterizzati alla fine, diciamocelo, da una curiosità morbosa. Curiosità morbosa che c'è anche in questo caso, ma con un valore affettivo completamente diverso. Perché anche solo a sentire la parola Titanic a tutti noi viene la pelle d'oca. È una storia drammatica, una tragedia che al contempo però contiene della poesia. Questa nave che doveva essere la nave dei sogni che si abissa per sempre nell'oceano, portandosi migliaia di anime. Su questa storia già devastante è stato poi fatto un film che ha vinto 11 premi Oscar. Titanic di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. E diciamocelo pure, quel film ci ha devastati. Ci ha devastati a tal punto che tutt'oggi, al sol sentire la parola Titanic, ci viene la pelle d'oca. Ed è forse anche per questo che sul web si sono spesi degli edit, dei video che andavano a paragonare la tragedia del Titan col Titanic, andando a considerare le povere vittime del battiscafo come vittime della nave vera e propria, cercando di romanticizzare un po' il tutto. Ma partiamo dall'inizio. Tutti ormai sapete che cos'è successo. Anni fa avevo sentito di questa fantomatica possibilità di recarsi presso il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità, tramite un sommergibile, tramite un viaggio che durava molte ore. Quello che non mi sarei mai immaginata erano le condizioni di questo viaggio, con l'impossibilità di alzarsi, il dover star seduti per terra, ma soprattutto, cosa scioccante e angosciante, la consapevolezza di base da parte dei passeggeri che si poteva morire. Ovvio, la compagnia ha specificato che avrebbe adottato tutte le misure di sicurezza per fare in modo che questa catastrofe non avvenisse, eppure la liberatoria è stata firmata da tutti i passeggeri. Ed è una cosa questa che ci lascia un po' lì, perché quando sentiamo parlare di viaggi così importanti, laboriosi, pericolosi, diamo per scontato che ci siano dei sistemi di massima sicurezza pronti a scongiurare ogni evenienza indesiderata. In realtà, a quanto pare, viaggi di questo tipo, come quelli nello spazio, che comunque vantano di astronavi e tecnologia sempre nuovi, sempre più all'avanguardia, ma sperimentali, hanno queste stesse caratteristiche, la sperimentazione, il fatto di non essere sicuri al 100% perché qualsiasi cosa potrebbe succedere. Così come nello spazio viaggiano delle persone che non sono sicure al 1000% di tornare a casa, così è successo per il Titan, questo sottomarino, anzi questo battiscafo che si immergeva a profondità elevatissime. A bordo viaggiavano 5 povere anime. Il pilota, diciamo il comandante, adesso non mi viene il nome di come si chiamava quello alla guida, una guida e 3 miliardari, o meglio, 2 miliardari e il figlio di uno di questi, che a quanto pare manco ci voleva venire su questo battiscafo, manco lo voleva intraprendere questo viaggio, aveva proprio delle cattive sensazioni al riguardo. E pensate, l'avrebbe fatto solo per il suo papà, perché di lì a poco sarebbe stata la festa del papà. Un minuto di silenzio per riprendersi da questa cosa. Come sappiamo, questa non è una storia a lieto fine, è una storia dall'esito molto brutto che si conclude con una tragedia, con l'implosione del battiscafo.
Ovviamente queste persone sarebbero morte senza neanche rendersene conto, perché il tutto sarebbe avvenuto ad una velocità per la quale neppure il cervello avrebbe avuto tempo materiale di realizzare quanto stesse accadendo. Tra l'altro, i resti del sommergibile sono arrivati un giorno fa in Canada e sono anche stati ritrovati dei resti di queste persone. E lì poi si vuole sperare che dietro questa morte ci sia stata la voglia di rincorrere un sogno, almeno per due di quei tre passeggeri, perché per il figlio proprio no. Però si spera che alla base ci sia stata questa voglia di coronare un sogno, il sogno di vedere il Titanic, e non la mera voglia di soddisfare un capriccio perché non si sapeva bene come spendere $250.000. In ogni modo, davanti alla morte di qualcuno bisogna sempre fare un passo indietro, e soprattutto le persone che hanno pagato per questa esperienza non si aspettavano questo esito. Pensavano forse che fosse un rischio così infinitesimale, giusto per dare quel brividino di sottofondo, ma non così importante da rimetterci le penne. Cosa che purtroppo è successa. Le cause che hanno portato questa catastrofe sono molteplici. I materiali, per esempio, con cui era fatto questo battiscafo, fibra di carbonio e titanio, materiali insoliti, non del tutto sbagliati, ma neanche i più adatti per questo genere di costruzione. Inoltre, essendo il quinto viaggio del Titan, la struttura aveva già subito dello stress, per cui questo continuo comprimere e decomprimere aveva in qualche modo danneggiato i materiali che si sono rovinati al punto da causare un'implosione, per cui la differenza tra la pressione interna e esterna del sottomarino era tale che ha fatto sì che il tutto implodesse nel giro di millesimi di secondo, non lasciando scampo alle vittime. Oltre alla scelta dei materiali, possiamo dire che comunque non si respirava molta sicurezza nell'aria. Basti solo pensare che il sottomarino era in qualche modo pilotato da una specie di joystick per la PlayStation, che comunque era solo un prototipo, nel senso che l'Ocean Gate, questa azienda, non aveva fatto 1000 battiscafi del genere. Il Titan era il primo e l'unico, per cui andava incontro a problematiche che si sarebbero potute risolvere solo creando, ricreando decine, centinaia, magari migliaia di strutture del genere, cosa che poi non è successa. E qui, volendo, già qualcosa in comune col Titanic c'è, ossia la molteplicità di cause che hanno portato al disastro, perché, come sappiamo, tutti imputano la causa dell'affondamento del Titanic proprio all'iceberg. Ma, come converrete, è un riassunto molto semplicistico di quello che in realtà è successo la notte del 14 aprile 1912, perché purtroppo in quell'occasione diverse coincidenze si sono verificate, a partire ormai dal famosissimo aneddoto dei binocoli assenti perché rinchiusi in un armadietto a bordo della nave stessa, ma purtroppo inaccessibili perché l'ufficiale che aveva le chiavi era stato trasferito su un'altra imbarcazione poco prima della partenza. Binocoli che però non avrebbero fatto la differenza, siccome quella sera non tirava un filo di vento ed era quasi impossibile vedere il ghiaccio, vedere anche a pochi metri di distanza, perché non si muoveva una foglia, era veramente tutto immobile e buio. Inoltre la nave stava andando ad una velocità sostenuta, nonostante tutti gli avvisi da parte del California che erano arrivati circa l'iceberg che avrebbe impattato con la nave solo dopo poche ore i suddetti messaggi. Queste comunicazioni furono completamente ignorate dai marconisti a bordo perché erano troppo presi e oberati a mandare le comunicazioni e i messaggi dei passeggeri di prima classe che volevano contattare i loro familiari per parlare del tempo e di quello che avevano mangiato la sera prima. Tanto è vero che uno dei marconisti, a uno degli ultimi messaggi che il California aveva provato a mandare, addirittura rispose in malo modo, dicendo di non rompere con questa messaggistica che lui aveva di meglio e altro da fare. A sto punto il marconista del California, un po' stizzito, chiude le comunicazioni e alle 10 di sera se ne va a letto.
Il resto, ragazzi, è una tragedia perché da lì a poche ore il Titanic si sarebbe trovato davanti un iceberg senza la possibilità di sviare a questo crudele destino. Molti dicono che se la nave avesse colpito di prua l'iceberg, probabilmente ci sarebbero state meno vittime e comunque la nave non sarebbe affondata perché solamente due degli scompartimenti esterni sarebbero stati allagati e non sei come in realtà è avvenuto. Però di questo non possiamo avere la certezza. Quello che hanno provato a fare è stato virare, una virata che sembrava essere andata a buon fine, ma che in realtà aveva causato quello che nel film vediamo come uno squarcio al lato dell'imbarcazione. E pensate che in tutto questo la nave California era veramente poco distante, raggiungibile in pochissimo volendo. Ma come dicevo prima, le comunicazioni erano state interrotte, erano chiuse, il marconista era a dormire. In più sul Titanic non c'erano i fuochi d'artificio rossi, quelli che indicavano emergenza, ma solo quelli bianchi, utilizzati per i matrimoni e festeggiamenti. Questa cosa si vede anche nel film. Infatti, quando hanno provato a spararli in aria per chiedere aiuto, il personale del California ha ammesso di averli visti, ma hanno pensato che si trattasse di una celebrazione, per cui hanno tirato dritto, semplicemente li hanno visti, li hanno salutati e sono andati avanti. Se pensate, questa è una cosa agghiacciante, ma vedete quante coincidenze ci sono in questa storia. Uniamo ciò al presunto incendio avvenuto sul Titanic prima della partenza, che avrebbe proprio danneggiato la parte venuta poi in contatto con l'iceberg, possiamo dire che il destino del Titanic è stato davvero sfortunato. La tragedia ha avuto un impatto pazzesco sulle persone. Era quasi inaccettabile che una nave definita inaffondabile affondasse così per pura disattenzione umana. Ci doveva essere qualcosa di più forte alla base. E da qui sono iniziate le teorie complottistiche. Teorie complottistiche che vedrebbero anche la sostituzione delle due navi gemelle, l'Olympic, già danneggiata, col Titanic, in modo tale da incassare l'assicurazione di quest'ultima, già rovinata in seguito ad un impatto con un'altra nave, facendo in modo invece di riscattare un'assicurazione tramite il Titanic, che essendo una nave nuova avrebbe quindi incassato il risarcimento. Ma la teoria che mi ha sempre molto affascinato era quella che non vedeva l'iceberg come causa principale dell'affondamento, bensì un sottomarino. Un sottomarino nazista che avrebbe affondato questa nave. A parte che siamo nel 1912 e un sottomarino nazista sarebbe stato un po' anacronistico, un po' inadeguato storicamente in quella parte del mondo, in quel momento storico. Fatto sta che il dubbio rimaneva, il dubbio che fosse stata un'imbarcazione da guerra ad affondare il Titanic c'era, perché effettivamente noi nel film vediamo che sul lato c'è uno squarcio, cosa che però nella nave manca. Nella nave non c'è uno squarcio, ci sono dei fori praticamente rotondi, equidistanti quasi, come se davvero la nave fosse stata silurata, bombardata da un'altra imbarcazione o da un sottomarino. Però una spiegazione a questi buchi misteriosi c'è e non ha nulla a che vedere con battiscafi sommergibili di guerra. La spiegazione risiede nei rivetti, in questi bulloni che sono stati messi per fissare i materiali. Ecco, questi rivetti, questi bulloni sono stati messi da un macchinario che li fissava molto bene. O meglio, questo è stato possibile solo nel fianco, ma nella parte di prua, dove la nave praticamente si incurvava, il macchinario non funzionava, per cui i suddetti rivetti hanno dovuto essere piantati a mano, a martellate. Capite quindi che l'intervento umano, che la manodopera umana, non può superare quella di un macchinario. Ed è quando il Titanic è venuto a contatto con l'iceberg che questi rivetti sono saltati via, cioè lo sfregamento tra l'iceberg e il Titanic ha fatto sì che i rivetti saltassero via. Quindi pensate a che sfioramento c'è stato. Bastava veramente un metro un po' più in là e tutto questo non sarebbe successo. Quindi anche in questo caso non c'è nessuna teoria complottistica, c'è solo
una grande sfortuna alla base, anche se è molto affascinante indagare tra le teorie del mistero e del complotto. Ma fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere se avete seguito la tragedia del Titan e quella del Titanic, se siete appassionati del film e della storia di questo transatlantico che comunque rimane sempre nei nostri cuori. Questo è stato un video un po' sottotono, con dei toni un po' più seri del solito, però capite. E se avete visto il video fin qua, lasciate un cuore blu nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video.